Questo programma vi è offerto da Cicli Olimpia, Bikes since 1893. Amici e amiche della mountain bike, ben ritrovati anche questa settimana ad MTB Gran Fondo. La prima parte di trasmissione quest'oggi è dedicata a un evento internazionale, alla tappa malese della UCI MTB Marathon Series 2013. Siamo nell'isola di Langkawi, parte nord-occidentale della Malesia. La conferenza stampa di presentazione, vedete, con grande partecipazione dei media locali. La Malesia di certo non lo scopriamo noi. È un paese che segue con grande passione e partecipazione alla mountain bike. MTB Gran Fondo era presente con le sue telecamere a questo evento, ovvero la tappa, la gara marathon su 81 km, gara appunto organizzata all'interno del contesto della UCI MTB Marathon 2013, alla quale hanno partecipato un centinaio di atleti per la categoria per la gara maschile, una ventina di appartenenti alla gara femminile. Nell'affrontare queste gare di selezione alla UCI MTB Marathon si passa quindi una selezione per i mondiali del 2014. Come avrete visto dalle nostre immagini, Marzio Deò era presente per l'Italia. Siamo a Pantai Kok, siamo all'inizio della tappa delle UCI Marathon Series, una gara marathon sugli 81 km in una zona di foresta che sarà molto impegnativa. Il percorso articolato in una salita principale, molto tecnica. Oggi probabilmente con le condizioni che ci sono di fango parte sarà a piedi. Fatta la prima salita ci sarà una lunga discesa, anche questa molto tecnica, con radici, single track, e si va nella seconda parte del percorso, tutto un saliscendi su e giù, anche qua sempre nella foresta tropicale, molto tecnico, guadi, radici e single track, per cui sarà una prova molto impegnativa, soprattutto anche per le condizioni climatiche, temperatura e umidità tra tutto. Oltre a Marzio Deò, per i colori italiani anche il biker umbro Riccardo Ridolfi, il tedesco Thum, il ceco Hinek, eccolo pronto alla partenza, poi il francese Thomas Ditch per la squadra, per il team Bulls, eccolo qui in primo piano con le immagini curate proprio da Alcamedia Videoproduzioni, poco prima della partenza di questa gara. 81 km, circuito di 27 km, 3 giri per gli uomini, 2 per le donne, dislivello complessivo di 1189 metri, massima pendenza, pensate, il 39%, condizioni climatiche davvero difficilissime, un gran caldo, un gran tasso di umidità, e questa cosa ha penalizzato gli arrivi, perché di 90 atleti partiti ne sono arrivati 22. Primo passaggio seguiamo proprio in queste fasi Stéphane Tempier e Maxime Marot, i francesi del team BH Santur. Vedete il contesto davvero affascinante in cui si svolgono queste gare. Seconda immagine dedicata a Christian Hinek e alla sua ruota Stéphane Thum, il tedesco. Poi ancora dietro di loro Thomas Ditch per il team Bulls, per il Kazakistan Kirill Kazantsev, davvero atleti da tutto il mondo a questa competizione. Poi ecco il canadese, appunto, Corey Wallace. Ecco intanto Marzio Deò che spicca in questo gruppetto, l'atleta del team Olimpia, insieme al tedesco
Simon Gegenheimer della Ultra Rose Sport Racing. Ancora con il 174 l'iraniano Mardani Parviz, alla sua ruota l'olandese Bram Rood. Ancora ecco l'altro italiano in gara, lo spolettino Riccardo Ridolfi, che gareggia per la Scott New Limits. Vedete gli scenari davvero incantevoli e lussureggianti della Malesia. In questa seconda sequenza sono già transitati Dietsch, Stephen Thum, il francese e il tedesco. In terza posizione il ceco Christian Hinek. Lo inseguono Corey Wallace, Canada, Marzio De Hoy in quinta posizione e il giapponese Ken Onodera. Ricordo che questa gara, ovviamente, mentre vedete all'inseguimento poi un altro terzetto trainato dall'iraniano Mardani Pavitz, con poi Simon Gegenheimer Germania e il thailandese Pirapol Chow Chang Guang. Dicevo, questa gara insieme ad altre inserite nel circuito della UCI, tra queste per esempio la Dolomiti Superbike e la Val di Fassa Bike, operano una classifica che seleziona i migliori concorrenti per i mondiali, come vi dicevo, del 2014 in Sudafrica. È passato a condurre in prima posizione Thomas Dietsch, vedete il francese del team Bulls, in seconda posizione, sorpresa per l'iraniano Mardani Parviz. Davvero interessante scoprire anche questi atleti della zona medio orientale. E in terza posizione il tedesco Stephen Thum, piuttosto staccato. Gara di 81 km, come vi dicevo, pensate che al termine della percorrenza il vincitore Thomas Dietsch ha impiegato per percorrere 81 km 4 ore e 41 minuti. Ecco il nostro Marzio De Hoy a significare una media piuttosto bassa, perché le condizioni davvero climatiche hanno impegnato molto, molto più del previsto gli atleti in gara. Ecco allora alla conclusione della prova Thomas Dietsch, che giunge primo dopo 81 km in 4 ore e 41 minuti a conclusione di questa gara marathon qui a Langkawi. Sentiamo a caldo, è proprio il caso di dire, le sue impressioni su questa gara. Yeah. Veramente difficile gara oggi, troppo caldo, troppo lungo, troppo difficile, era bestiale, era scivolosa, era ripida, non è giusto di andare su queste salite, poi era brutto. In seconda posizione, vi dicevamo e lo ritroviamo all'arrivo, Mardani Parviz per l'Iran, l'atleta 31enne. In terza posizione il tedesco Stephen Thum, team Ultra Rose Sport Racing. Ecco allora un'immagine dedicata a questa sorpresa un po' del UCI Marathon Bike Challenge. Dicevamo l'iraniano Parviz. Intanto ecco il nostro Marzio De Hoy che si è dovuto fermare dopo due dei tre giri. Stessa sorte per l'altro italiano Riccardo Ridolfi. Vedete, avvicinati anche dai media locali. Sentiamo Marzio. Oggi si è disputata la prova delle UCI Marathon Series, ma è stata una giornata difficilissima sia per me che per quasi tutti i concorrenti. Infatti è stata una gara di eliminazione, purtroppo anch'io a tre quarti di gara ho dovuto ritirarmi in quanto le condizioni erano veramente difficili, con salite e discese molto proibitive. E crediamo sulla parola a Marzio De Hoy. Podio della gara femminile, prima Adelaide Morat Germania, seconda Mariske Strauss Sudafrica, terza Esther Dosa Ungheria. E ora eccoci alle premiazioni della gara maschile. Ricordo a tutti i nostri amici telespettatori che dalla Malesia nelle prossime settimane vi riproporremo quella che è la sintesi, o meglio il racconto totale, del Langkawi MTB International Challenge, che abbiamo seguito con MTB Gran Fondo direttamente giorno per giorno sul nostro sito. Un ampio resoconto nelle prossime puntate.
da una gara marathon a un cross country, torniamo in territorio veneto. Rotta Nova di Cavarzara in provincia di Venezia, nona tappa del trofeo d'autunno 2013, 19° Gran Premio tra Adige e Gorzone. Sono appunto i due corsi d'acqua che attraversano il comune di Cavarzara nella generosa frazione di Rotta Nova. Siamo vicini alla 20ª edizione, lo sarà l'anno prossimo, di questa gara cross country, aperta ovviamente a tutti gli appartenenti alle categorie Open Master e giovanili, circuito di 7,5 km da ripetere più volte. Gli atleti della Forestale, li vedete, sono Visinelli e Pettinà, pronti anche loro alla partenza nella categoria Elite sotto l'occhio attento dei giudici. Si vanno riempiendo le griglie di partenza, ecco le giovanissime atlete delle categorie esordienti e allieve con Nicole Tovo e Anna Lirussi. Via via risaliamo con la nostra telecamera le griglie di partenza con i ragazzi della esordienti primo e secondo anno, e poi a seguire i ragazzi della categoria allievi che vedremo tra poco. Eccoli qua pronti a partire sulle loro mountain bike. Grande partecipazione come sempre delle categorie giovanili. Ora la gara donne con una concentratissima Giovanna Troldi della Cicli Olimpia, Alessandra Teso leader di classifica pronta alla partenza, e poi via via i Master 6, i meno giovani in gara, i Master 5. Eccoli con il leader della classifica Roberto Morandin con la maglia gialla, eccoci sui Master 4, via via diminuisce l'età man mano che risaliamo le griglie di partenza. Eccoci ancora con Gianfranco Mariuzzo per la categoria Master 4, pronto quasi tutto per la partenza alla presenza delle autorità cittadine di Cavarzara e degli esponenti della Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Regionale Veneto Master 2 con il leader di classifica che è Luca Iacono, e via via tutti gli altri che si stanno preparando a scattare sulla loro mountain bike. 4 giri per i più, diciamo, i più giovani, o perlomeno insomma per la categoria Open, più i Master Elite, i Master 1, 2, 3 e 4, mentre 3 giri per le categorie Master 5, Master 6 e per le donne. Tiziano Carraro, team FPT, pronto alla partenza. Ecco per la Cicli Olimpia Nicola D'Alto, ecco i due atleti della Forestale, Visinelli e Pettinà, e la folta schiera di caschetti degli oltre 400 biker che stanno per prendere il via qui a Rotta Nova di Cavarzara. Partenza che arriva in questo momento. Tra gli Elite ricordo anche la presenza di Jader Zoli del team Torpado, un biker di grande esperienza. Via via le diverse categorie, ecco i giovanotti della categoria Elite Master, e poi a seguire tutti gli altri, Master 1, Master 2, Master 3, 4, 5, 6, poi le donne. E a concludere le giovanili con i ragazzi e le ragazze della esordienti e i ragazzi e ragazze della categoria allievi. Molto suggestiva questa inquadratura che dà l'idea della massiccia partecipazione a questa 19ª edizione del Gran Premio tra Adige e Gorzone, Memorial Severino Tasso. Ed eccolo il fiume che segna anche il confine tra le province di Padova e Rovigo. In testa alla corsa troviamo uno scatenato Nicolas Pettinà per la Forestale, insegue un quartetto tirato da Nicola D'Alto, poi avete visto Visinelli, Dei Tosse e Carraro, ancora il secondo degli Under 23 alle spalle di Pettinà e Alberto Buson, SC Doppla Treviso, poi vedete inseguono altri atleti categoria allievi, spicca, lo vedete con il numero 28, il primo di Master Elite, Gianluca Giraldin della FPT. Lo insegue nella stessa categoria Matteo Marcon della Ciclisti Eurovelo. Ancora uno sguardo alle acque dell'Adige per vedere che succede invece nella categoria Master 1 con Manuel Piva della FPT al comando. Gara Master 2, la guida Alessandro Zandegiacomo della San Vido davanti a Mauro Simeon della FPT, poi avete visto Iacono leader della classifica. Master 3, il primo è Luca Kogler, anche lui della FPT, inseguito da Stefano Zanini. Master 4, Gianfranco Mariuzzo, precede Paolo Alverà. Master 5, Giorgio Padoan, Alessandra Il Sorriso è davanti a Roberto Morandin del team Rudy Project. Ancora
Master 6 con Paolo Vanzella, che precede Gianpietro Garofolin, Club Colli Euganei. Gara donne, Alessandra Teso a fare l'andatura, seguita a poca distanza, vedete, opera un sorpasso da Luisa De Lorenzo Poz del team Estebike Zordan. Quindi Giovanna Troldi per la Cicli Olimpia. Per la Torpado Victoria Bike si alza sui pedali, vedete la junior Emily Corazzin al comando nella sua categoria, poi per le giovanili Anna Lirussi prima delle allieve e subito dopo con il 401 Marika Tovo prima delle esordienti. Tanta gente sugli argini dell'Adige per seguire le imprese di uno scatenato Nicolas Pettinache giro dopo giro, ricordo 4 le tornate da percorrere per la sua categoria per 7,5 km a giro, ha fatto davvero il vuoto dietro di sé, Visinelli ha fatto un po' forse anche da tappo agli inseguitori favorendo l'azione del compagno di colori del gruppo sportivo forestale, vedete questo quintetto che è attardato rispetto al velocissimo Pettinache. Gara junior dove Davide Tuzza dell'Andreotti Auto precede Simone Segat della Torpado Victoria Bike, si è accodato l'Elite Pallaoro. Nella gara degli Elite Master viaggia sempre a tutta Gianluca Giraldin in questa sfida un po' impari con Simone Sartena, uno junior però piuttosto determinato. Iader Zoli è piuttosto indietro nella gara degli Elite. Tra i Master 1 continua il testa a testa tra Alessandro Falcomer, B-Team Omnia Energy e Manuel Piva della FPT. Si alternano al comando di categoria. Il Master 3 Luca Kogler ha recuperato un minuto di differimento di partenza rispetto ai Master 2 che sono alla sua ruota, il compagno di colori Mauro Simeon e Alessandro Zandegiacomo del team San Vido. Velocissimo quindi Kogler, come sempre d'altronde. Gara di Master 4 con Gianfranco Mariuzzo che guida davanti a Paolo Alverà e al Master 3 Raffaele Lattero. Gara dei Master 5 si è portato avanti Roberto Morandin del team Rudy Project Pedali di Marca, ha distaccato di qualche metro gli sfidanti di categoria che sono, ecco vedete, col 202 Moreno Bianco Play Life e poco dopo Giorgio Padoan dell'Alessandra Sorriso Bike Team. Gara Master 6 con Paolo Vanzella davanti a Gianpietro Garofolin. Scendiamo di molto di età, ecco il primo degli allievi è il sempre bravo Stefano Cerisara del Veloclub Torre Belvicino. Nella gara donne Alessandra Teso è davanti nell'ordine ancora a Luisa De Lorenzo Poz, quindi posizioni immutate nella competizione femminile. Terza si riconferma Giovanna Troldi, team Cicli Olimpia. In quarta posizione la padovana Monica Squarcina, anche lei per il team Estebike. Poi c'è Luisa Santello con a ruota Emily Corazzin, categoria junior però, nella quale è seconda, la vedete col 2,70, Elisa Bortot della Cicli Agordina. Torniamo in testa alla corsa, non c'è molta storia veramente con Nicolas Pettinache dopo la vittoria della nella precedente competizione del trofeo d'autunno, anche quest'oggi è al comando. Ora a guidare il quartetto degli inseguitori c'è Tiziano Carraro del team FPT. Poi Giraldin, Pallaoro e lo junior Tuzza. Insegue Simone Segat, secondo degli junior. Terzo di categoria il trentino Simone Sartena. Tra i Master 1 continua la sfida tra Falcomer e Piva. Secondo nella categoria Master Elite è Matteo Marcon, ciclisti Eurovelo. Ecco, vedete, tra questo terzetto di junior più l'Elite Master Boschetto compare anche Iader Zoli della Torpado. Sempre in testa tra i Master 3 Kogler, tra i Master 2 Simeon, inseguiti nell'ordine da Zanini e Zandegiacomo, sempre per le categorie 3 e 2. Primo Gianfranco Mariuzzo tra i Master 4, team FPT. Andiamo all'arrivo, si conclude la gara junior con la vittoria di Davide Tuzza del team Andreotti Auto Tecnoplast. Eccolo qui Davide. Dopo tre giri anche i Master 5 con la vittoria di Giorgio Padoan allo sprint su Roberto Morandin.
Master 6 arrivano praticamente appaiati Gian Pietro Garofolin, Club Colli Euganei e Paolo Vanzella, ciclisti Eurovelo. Eccoli a fine prova decisamente soddisfatti e contenti. Gara donne con la vittoria di Alessandra Teso del team FPT. Ma ora è il momento, dopo quattro giri, di registrare la vittoria di Nicolas Pettinà, gruppo sportivo forestale, 1:11:02 per il 23enne atleta vicentino, che quindi porta a casa un altro successo dopo quello di domenica scorsa qui al Trofeo d'Autunno 2013. Stavolta Rotanova di Cavarzare, seconda tra le donne è Luisa De Lorenzo Poz, terza Giovanna Troldi per la Cicli Olimpia. Eccole qua, dopo tre giri si conclude la gara donne. Sprintano a tutta in questo finale Rafael Visinelli e Tiziano Carraro, che si spartiscono in questo modo il podio, mentre in quarta posizione Andrea Dei Tos dell'Olimpia, quinto Nicola D'Alto, anche lui team Cicli Olimpia. Quinto nella categoria Elite arriva Jairo Ermeti dell'Androni Giocattoli. Poi andiamo a vedere i Master Elite con la vittoria di Gianluca Giraldin del team FPT. Primo tra i Master 1 arriva impennando Manuel Piva, anche lui del team FPT. E questa invece è Emily Corazzin, vincitrice tra le donne junior per il team Torpado Victoria Bike. Master 2, Mauro Simeon sul traguardo, precede il compagno di squadra. Il Master 3, Luca Kogler, vincitore in questa gara per questa fascia di età. E come se non bastasse, al team FPT tra i Master 4 la vittoria va al sempreverde Gianfranco Mariuzzo. E ora sentiamo insieme a Luciano Martellozzo i commenti dei protagonisti di questa gara di Rotanova. Un cordiale saluto agli amici di MTB Granfondo, eccoci qui alla 19esima edizione tra Adige e Gorzone, penultima prova del circuito autunnale firmato Cicli Olimpia, 120 anni di un glorioso marchio, e non ha 120 anni ma lui è un altro di quelli, diciamo, gloriosi, uno dei pionieri del fuoristrada, Paolo Alverà. Diciamo che ho fatto una buona stagione, poi il campionato autunno mi è sempre piaciuto, sono arrivato un po' scarico adesso, un po' scarico di energia, ma va bene così. Oggi Mariuzzo ha fatto una bella gara, siamo rimasti insieme fino alla metà del terzo giro su quattro, poi allungato un attimo, ho fatto secondo, va bene così. Allora, da un veterano, da una grande esperienza, a un giovanissimo, uno tra i ragazzi più giovani che oggi festeggia anche il suo compleanno. Parliamo di Federico Ceoli. Sì, alla partenza, cioè, aveva rotto la catena, se no saremmo arrivati là insieme più o meno. Niente, il percorso era carino, e abbastanza duro. Appuntamento sabato. E appuntamento a sabato. Chi sta confermando in questa stagione veramente un ottimo stato di forma è l'Alessandra Teso. FPT Industrie è uno dei due marchi che ci appoggiano assieme alla Cicli Olimpia e al Trofeo Autunnale. Alessandra, ancora un successo, una vittoria, un buon finale di stagione il tuo. Peccato che ormai la stagione è verso il termine. Sì, quest'anno mi sento bene, sono in forma, non sono arrivata stanca a questo trofeo perché sono riuscita a diversificare durante l'anno facendo anche gare di duathlon, di triathlon, e quindi sono riuscita a mantenere una condizione, anzi adesso riesco a portarla anche più in alto rispetto a quella che ho fatto gli anni scorsi. Nicola Taffarè, oggi un grande successo, una grande prova, raccontaci com'è andata. Sì, la gara è andata tutto bene, è andata in complesso bene. Mi sono divertito, il percorso mi è piaciuto, era molto fluido e sì, è andata bene. Quest'anno abbinato Coppa Colli, essendo un grande protagonista, anche il Trofeo d'Autunno. Raccontaci un po' anche le differenze, al di là dell'altimetria, gli sforzi e l'impegno che c'è tra una prova sui colli e una prova delle nostre in terra alquanto piatta. Beh, di sicuro si fa più fatica a correre in pianura che in montagna, perché in montagna puoi recuperare un po' in discesa, invece qui sei sempre a tutta, scatti contro scatti e non c'è un minuto di recupero. Sono contento perché è la prima volta che vinco qui a Rotanova e sto finendo la stagione alla grande. Appuntamento sabato 2 a Torre di Mosto con l'altra scuola del ciclismo veneziano lagunare, quella dei Veloci Raps, un appuntamento con un gran finale e un grande team, una grande scuola del ciclismo lagunare. Buone pedalate a tutti.
Questo programma vi è stato offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.